Brigante, buonasera a tutti, buonasera, 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 grazie. Io sono venuto qua perché naturalmente io parlo da un punto di vista etimologico, da una radice etimologica del senso della poesia del Brigantoni, perché noi abbiamo avuto questo grande personaggio che molti hanno frainteso, è vero? E hanno frainteso perché pensavano che ci fosse della volgarità, ecco, nella sintassi della sua espressione poetica. E invece no, io sono venuto a dimostrare che non c'era assolutamente né volgarità né malizia. La malizia si annida laddove la si percepisce, quindi non era colpa del Brigantoni, ma era colpa del malpensante se ravvisava, diciamo, nella poesia brigantoniana una volgarità che in effetti non è mai stata. E infatti sono qui per stigmatizzare questo discorso, cacciarlo, perché bisogna esorcizzare le cose in maniera giusta e bisogna fare in modo che il parossismo contenuto nella poetica di questo grande letterato sia veramente, come dire, portata alla luce senza assolutamente essere fraintesa da malizie varie. La canzone che porterò, per esempio, ad esempio di questa mia costernazione esternata, è proprio Accalata da Marina. E io vi vorrei fare osservare con molta attenzione, con l'ascolto dovuto e l'attenzione, diciamo, che merita la canzone, il testo. Quindi state attenti al testo. Prego Francesco di andare col primo pezzo. Allora, ecco, vedete, il poeta inquadrava la Calata della Marina, che come voi sapete è uno dei posti più folcloristici di Catania, è vero? Ed è nei pressi della pescheria. Allora lui racconta, come per dipingere un quadro, racconta di una mattina quando in questa Calata della Marina è scivolata una signorina e dice, attenzione, chi ci fu, ma ripetuto due volte, quindi evidentemente non era solo uno stupore, ma la seconda diventa clamore, clamore. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ci dà una banana, si ci vista mulinciana, chi ci fu, chi ci fu. Ecco, ecco, e qui i primi nodi vengono al pettine, no? È vero? Scidicao su una banana, si ci viste a mulinciana, no? Allora, molte persone, evidentemente maliziose e stupide, l'hanno malintesa, perché dice...